devo fare un po' di ginnastica. Ha detto il dottore che fa bene alla circolazione. Eh sì, fai bene, fai bene. Senti, ma hai visto il nuovo arrivato, Picuzzo? Ma Roma, come Cafone, mamma mia. Cafone, chi secondo me è proprio un zambere che viene una coppa a montagna. Ma poi quando parla non si capisce una parola. Beh, comunque sta per venire, io si vira all'occhio un coppo, se non sai che bella figura faccio. E perché? Chi è il più Cafone me? È permessa! Maresciallo Capuzzo! Caro Guagliarulo, buongiorno e saluto, buongiorno e saluto dalla pupata! Che ci raccontate di bello? E che vi debba dire, che vi debba dire? Siete stati al paese? Come stato al paese? Che nostalgina, che nostalgina! Raccontate, raccontate! La nostalgina di quando siamo piccola! Sì, sì. Ma ci ha ricordato Rupreute, Rupuzzo e della mucca, la mucca bianca e la mucca nera, come si fa bella la mucca bianca. Sì. La mucca bianca si fa bella, pensato che pesava a riquintala. Capito, pesava 2 quintali la mucca bianca, invece la nera. E invece la nera pure, pesava 2 quintali. Ho capito. Ma che la bianca, la maresciala, la mucca bianca. Facevo 50 litri di latte al giorno. 50 litri di latte, invece la nera. E invece la nera pure, facevo 50 litri di latte. Però quella bianca, quella che teneva, che gli sembrava proprio da rossa, e poi teneva l'occhio azzurro. Invece la nera era brutta. No, pure la nera, si va avuta, e teneva l'occhio azzurro. Scusate, ma perché parlate sempre della mucca bianca? Che ci incendi, che la mucca bianca sembrava proprio da mia. Scusate, non avevo capito. E invece la nera di chi era? Invece la nera... pure seva mia.